Ciao, ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi voglio testare i flakes che ho ricevuto appunto da BBCraft. Queste sono tutte e tre le confezioni, sono un bel po' di colori e vi illustro anche il codice per quanto riguarda i flakes. Ve lo mostro dal cellulare perché ho buttato la bustina. In pratica è il terzo articolo e vedete questo tra parentesi appunto il codice, e costano $5,79. Il prezzo è davvero ottimo, anche perché tenete conto che sono appunto tre confezioni con tantissime colorazioni. Voglio appunto testarli adesso con la resina UV. Andrò ad utilizzare due resine UV e poi vado a testare anche i miei nuovi stampi. Ve li mostro. Questo stampo qui davvero molto carino, con queste gemme, questo con la gocciolina e all'interno c'è il perno, poi ho questo con le stelline, questo qui davvero molto grande con questi cabochon specchiati, poi questo qui con i lecca lecca, davvero molto carino. Andiamo a realizzare qualcosina, sempre come dicevo prima, con la resina UV e con i flakes di BBCraft. Quindi adesso stacco, preparo il tutto e ritorno da voi. Rieccomi. Per quanto riguarda il codice dei flakes, ve li lascio giù sotto nell'info box. Voglio testare per prima questo stampo con appunto i flakes. Ho inserito la resina UV trasparente in questo contenitore in silicone e adesso vado ad inserire con questo cucchiaino un po' di resina trasparente e vado a creare una base trasparente in questo modo, prelevando poco prodotto alla volta. In modo che realizzo più strati e vado a posizionare i miei flakes nel modo in cui preferisco. Ecco qua. Il retro possiamo anche farlo colorato in modo che andiamo ad enfatizzare i flakes. Vado ad utilizzare come colorazione questa qui viola. Ce ne sono davvero tante, non so se ve l'ho mostrato, comunque c'è viola, c'è blu, poi c'è questo blu un po' più chiaro, simil celeste, c'è questo rosa confetto, poi ci sono queste due tonalità di verde, una più chiara, questa qui sulla mia destra, e questa che è leggermente più scura, poi c'è questa qui bianca, sempre molto iridescente, c'è questa arancia davvero molto bella, con questi riflessi gialli, c'è gialla, poi c'è questo arancio un po' più chiaro rispetto all'altro, vedete è prevalente di più il giallo e poi qualche screziatura di arancio, e poi ci sono questi due colori davvero molto particolari, questo è un magenta e poi questo è un fucsia, davvero tutti bellissimi come colorazioni. Come vi dicevo prima, vado a testare questo qui viola, che è il mio colore preferito, ed eccoli qua, sono davvero bellissimi. Ne vado a prelevare qualcuno, anche perché sono abbastanza grandicelli. Ok, possono bastare, vi mostro da vicino. Li ho inseriti un bel po', magari qui alla fine ne inserisco un altro. Ecco qua, vado ad inserire lo stampo nella lampada UV e ritorno da voi. Rieccomi. Nel frattempo ho colorato un po' di resina trasparente con del pigmento blu, in modo che posso colare la parte retro e realizzare appunto il fondo del mio cabochon. Quindi un po' alla volta vado a colare il colore blu. E adesso di nuovo in lampada.
Rieccomi, vi mostro il primo cabochon realizzato con i flakes. Ed eccolo qua, davvero molto molto carino. Questo è il retro. Questo è il davanti. Davvero molto particolari e lucidi. Andiamo avanti con gli esperimenti. Sto realizzando anche il lecca lecca, già l'avevo inserito all'interno della lampada, manca soltanto la parte finale con la stecchetta bianca, quindi adesso vado a realizzare un po' di resina UV bianca. Rieccomi, ho realizzato anche il lecca lecca, andiamo a vedere com'è. Oh, che carino, davvero molto piccolino. Magari la prossima volta devo utilizzare un colore per la parte superiore non rosato. Però davvero molto carino. Poi ho realizzato anche questi altri due cabochon. Però qui non ho pulito bene lo stampo e quindi c'è un po' di celeste con i flakes gialli. E qui invece devo ritagliare appunto la goccia. Ho preferito utilizzare soltanto la resina trasparente, quindi devo soltanto limarla qui nei lati. Davvero molto molto carina. Adesso vado a testare questo stampo specchiato, vado ad inserire un po' di resina trasparente e vado ad inserire i miei flakes. Quindi vado ad utilizzare queste tre colorazioni, quest'arancio, questa blu e questa fucsia. Inserisco lo stampo all'interno della lampada ed ecco qui il risultato. Adesso vado a realizzare un sottile strato sul retro. Inserisco poco prodotto alla volta. Poi e di nuovo in lampada. Questo è il risultato. Davvero molto carino e luminoso. Volendo lo sfondo sul retro possiamo anche utilizzarlo di un colore più forte, più intenso. Io ho preferito utilizzare questo trasparente, vedete, celeste. E ugualmente i flakes sono d'impatto. Questo è il risultato. Ed ecco qui i miei piccoli esperimenti con i flakes, ve li mostro di nuovo, la goccina col blu, questa trasparente e questo rettangolo. Non ne ho realizzati altri perché, perdonatemi, ma fa troppo caldo, il mio telefono segna 34 gradi e non ho né un ventilatore e né l'aria condizionata, quindi perdonatemi se questo video finisce in questo modo, era solo appunto per sperimentare i flakes di BB Craft. Vi ripeto, giù nell'info box inserirò il link dei flakes di BB Craft. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao!